Buonasera, ben ritrovati con il terzo appuntamento. Diciamo che oggi farò una cosa particolare. Un mio amico di nome Antonio Paradiso mi ha inviato un link di un'omelia del Papa di qualche tempo fa che io gli inviai. E stranamente penso che questa cosa si collega. Stranamente, io le chiamo Dio incidenze, come molti sacerdoti e consacrati. E diciamo che attraverso questa Dio incidenza posso dire che questa lettura di oggi viene a coincidere o si può far coincidere volendo. Mi dicono che non si sente. Il massimo del volume. Ora fatemi sapere se si sente. Qualcuno che mi dica. Si sente? Prova, prova. Ditemi un po', prova. Si sente? Fatemi sapere, inviatemi un segnale se si sente. E quindi dicevo che questo mio amico, Antonio Paradiso, oggi mi ha inviato un video che io inviai lui tempo fa. Anni fa. E questo video, anche se non coincide con il Vangelo di oggi, ma è un'omelia che Papa Francesco ha tenuto a Santa Marta appunto tempo fa, che però attraverso questa Dio incidenza, secondo me, si collega bene col Vangelo di oggi. Il Vangelo di oggi parla di Gesù. E di una guarigione che lui ha fatto su una persona e diciamo nello specifico la suocera di Simone, quindi la suocera di un personaggio del Vangelo, di una persona quindi vicina a Gesù. E secondo me questa cosa è importante perché si lega tra l'altro anche con questo video che mi ha mandato Antonio. Anzi, dopo la mia diretta lo linkerò così tutti potrete ascoltarne le parole. Insomma, il Vangelo di oggi parla quindi di una guarigione, la guarigione che Gesù fa a questa suocera di Simone e la fa con le mani. E mentre il video che mi ha inviato Antonio della predica di Papa Francesco a Santa Marta parla dello sguardo di Gesù e di come è importante lo sguardo. Gli occhi si dice che siano appunto diciamo il segnale dell'anima di quella persona, no? E gli occhi sono importanti. A volte basta uno sguardo per consolare una persona, per mettere il buon umore in una persona, per far sentire meglio una persona, per far sentire apprezzata, per farci sentire la cura, no? Che noi abbiamo nei confronti di quella persona. Cioè in quel momento noi siamo presenti, se diamo lo sguardo giusto e di cui quella persona ha bisogno. E quindi spesso volevo proprio sottolineare, fare questa piccola meditazione o commento al Vangelo di oggi. Spesso le guarigioni non avvengono attraverso le mani perché non abbiamo questo potere, come tutti sanno, però possono avvenire con uno sguardo. Uno sguardo ci può cambiare una giornata, uno sguardo ci può dare dignità, come diceva proprio Papa Francesco in questo video. Uno sguardo ci può far salire veramente in alto la nostra anima e può far salire anche il nostro umore. Quindi, diciamo, la piccola perla di saggezza che do oggi è proprio questa. Cerchiamo di consapevolizzare di più il momento in cui guardiamo le persone, cerchiamo di capire come le guardiamo. Le guardiamo come desidereremmo noi essere guardati? Oppure uno sguardo di giudizio, uno sguardo di sottomissione, uno sguardo di disprezzo, uno sguardo di strana ironia, no? Perché a volte siamo ironici in maniera cattiva. Quindi vi butto questo messaggio. Cerchiamo di essere più consapevoli del nostro sguardo e cerchiamo di capire come a volte gli altri ci curino,
anche lentamente con lo sguardo, la persona che abbiamo vicino, gli amici, alcuni sacerdoti, tutte le persone che magari ci ritroviamo a frequentare quotidianamente, come ci guardano, come ci fanno sentire attraverso il loro sguardo e come invece noi facciamo sentire gli altri, soprattutto i bisognosi della nostra quotidianità, attraverso il nostro sguardo. Ciao!